Ci sono i belligeranti, bentornati sulla serie di video tutorial di Warno, io sono Legion e oggi vediamo l'interfaccia utente, le meccaniche principali di una partita e tutti gli ordini impartibili alle nostre unità. Una volta entrati in partita vediamo subito che abbiamo questo fascicoletto qui che ci mostra un riassunto delle impostazioni viste nel video precedente della partita, quindi la mappa, gli schieramenti comprensivi di nome del giocatore e simbolino della divisione, il tipo di partita, quindi se è una partita a conquista o a distruzione, vi spiegherò più avanti le varie differenze, e se tutte le varie impostazioni della partita, quindi le impostazioni, le risorse iniziali, quindi i punti iniziali per lo schieramento dell'unità, l'income rate, il punteggio obiettivo e il tempo limite massimo della partita entro il quale siamo sicuri che finisce. Per chiudere questa schermata si può tranquillamente pigiare su close qui, se la vogliamo riaprire qui ragazzi, ok? Semplice, clicco a sinistro, questo pannello è visibile solamente nella fase di schieramento. Poi partendo da in alto a sinistra possiamo selezionare se vedere il nostro deck, il nostro battle group completo oppure i vari gruppi. Vi spiegherò la differenza in un video dedicato alla creazione del battle group, quindi tutte le nostre varie unità pronte per essere schierate, poi portandoci al centro i punti comando a disposizione per comprare le unità, quanto è il nostro income, quindi quanti punti comando vengono aggiunti a quelli che già abbiamo ogni 60 secondi, quanto, poi qui abbiamo il countdown per sapere tra quanto tempo ci vengono aggiunti questi punti qui, e infine abbiamo un riepilogo della situazione dei punti comando nella mappa. Andando sempre a destra abbiamo il tempo totale che durante il gioco farà da timer, fungerà da timer e quindi andrà sempre a diminuire fino a raggiungere lo zero. E poi, solo in single player, abbiamo la possibilità di controllare la velocità all'interno della quale la partita si sviluppa. Quindi, se mettere in pausa il gioco e potendo comunque dare ordini, oppure se semplicemente farlo rallentare a un terzo della velocità normale, farlo andare a per uno normale, farlo andare a per due, quindi il doppio della velocità, o addirittura a per tre della velocità. Questi comandi possono essere utili in single player per facilitare l'apprendimento verso un esordio, uno sbocco nel multiplayer, dove, vi ripeto, non sono presenti, perché vi permettono di sperimentare e conoscere il gioco e l'unità alla velocità che volete. Mentre invece nel multiplayer si gioca perennemente per uno e quindi bisogna avere anche una certa manualità, ovviamente, delle meccaniche di gioco, dei tasti di scelta rapida che vediamo tra pochissimo, eccetera eccetera. Sotto abbiamo la minimappa dove abbiamo un resoconto della situazione, molto utile se stiamo giocando così, siamo concentrati, oppure per vedere i flare degli alleati. I flare degli alleati o nostri, cosa sono i flare? O meglio, i beacon sono un modo per velocemente scambiare informazioni, comunicare informazioni ai nostri alleati. E questo è molto utile specialmente quando non si è in stanza con loro su Discord o comunque non si ha la possibilità di comunicargli a voce le informazioni, ma rappresentano comunque uno strumento indispensabile quando si gioca insieme ad altre persone, perché permettono di, appunto, trasferimento velocissimo delle informazioni. Ne abbiamo di diversi tipi. L'help beacon vuol dire semplicemente aiuto.
quindi può essere aiutami in questa zona, sto venendo massacrato, eccetera eccetera. Attack beacon vuol dire attacca questa zona o questa unità. Il defense beacon, beh, come l'attack beacon al difesa, in difesa. Il request fire support, ragazzi, è abbastanza esplicativo. Vuol dire disintegra qualsiasi cosa sia intorno a questo ping. E l'enemy spotted vuol dire ho visto un'unità nemica qui. Quando è che si usa l'enemy spotted? O quando si spotta un'unità di comando nemica, oppure quando si spotta un'unità che poi scompare subito. Quindi si spotta un attimo un'unità e scompare, tipo durante, tipo sui fianchi, oppure in condizioni in cui ti vuoi ricordare o vuoi segnalare di aver visto un'unità in un determinato punto. Il defense beacon e l'attack beacon si usano molto inoltre nelle partite con più giocatori per assegnare, diciamo prenotare, le zone di competenza della mappa, perché quando si gioca in 2, 3, 4 giocatori su mappe molto più grandi di questa, quindi con più settori, ci si spartisce la mappa e i settori della mappa in modo tale che ognuno abbia una zona di competenza che di solito fornisce, diciamo, fa brillare il proprio deck, ok? Quindi teoricamente dovrebbe aumentare i punti di forza del proprio deck e nascondere le debolezze. Per esempio un'unità, una divisione di carri armati non andrà in città, in un settore cittadino. Questo appunto, questi beacon uniti al beacon personalizzato vengono sostanzialmente utilizzati per dire io tizio attacco questo settore, è mio. Questo perché nelle partite online, quindi con connessione internet, fuori dalla modalità skirmish, il nome del giocatore che lancia il ping è visibile. Qui non lo vedete perché sono io contro il computer, quindi sapete com'è. E poi infine vi dicevo il custom message, dove possiamo scrivere quello che ci pare. Per esempio, Marco sei un nabbo, e compare qui. Come si tolgono questi ping? Si porta qua il cursore, tasto destro, tasto destro, tasto destro, tasto destro. Dopo un po' di tempo scompaiono automaticamente. Se io seleziono uno di questi per sbaglio, ragazzi, tasto sinistro, e per metterlo ancora tasto sinistro, ok, beh, basta cliccare tasto destro. Vedete che il cursore è illuminato, la punta del cursore? Tasto destro, e anche se clicco col sinistro, il beacon non compare. Infine abbiamo questo pannello che ci ricorda qual è il punteggio di vittoria da raggiungere, la situazione dei due team, quindi il punteggio ottenuto da entrambi i team, e se un team è in vantaggio sull'altro, se un team sta tickando oppure no. Vi spiegherò dopo, vi farò un esempio per farvi capire meglio. E se clicchiamo qui abbiamo di nuovo la lista dei giocatori con relativo battle group. Per muoverci sul campo di battaglia, ragazzi, utilizziamo i classici tasti W, A, S, D, la rotellina del mouse per zoomare. Tenendo premuto la rotellina del mouse possiamo anche cambiare l'angolo della visuale, oppure per chi si sente alternativo, le freccette per muoversi, e tenendo premuto CTRL e le freccette possiamo cambiare l'angolo della visuale. Se utilizzate questi comandi siete un po' polli, un po' tanto polli. È possibile inoltre, specialmente nelle partite online, multiplayer, comunicare con tutti i giocatori presenti, sia avversari che non, attraverso la chat di gioco. Ok, quindi tasto di scelta rapida, invio, oppure attraverso questo pulsantino qui. Questo quadrato qua azzurro è l'area all'interno della quale possiamo schierare le nostre unità.
Queste due frecce, vedete che c'è scritto land and air, sono i punti dalle quali le nostre unità entrano nella mappa. Quindi per quanto riguarda le unità terrestri, entrano da questa strada, spawnano più o meno in questo punto, mentre per quelle aeree spawnano in questo punto, ovviamente in aria, quindi gli aerei. Come fare per deployare delle unità? Semplice. Ci sono due modi. O lasciar fare al computer, cosa che sconsiglio, cliccando autodeploy, oppure andando nei vari tab e selezionando le unità, la carta dell'unità che vogliamo. Ora qua il computer ci ha già schierato tutte le unità. Come facciamo per toglierle? Puntatore sull'unità, clic destro. Vedete che i punti ci tornano. Ora, io vi ho appena detto che le unità le posso schierare solo in questo riquadro azzurro. Come mai che il computer me le ha schierate qui? Questo perché alcune unità possono essere schierate più avanti. Vi spiegherò il perché e il come in un video successivo. Quindi noi, per schierare un'unità, apriamo il tab dell'unità che ci interessa. Decidiamo quante ne vogliamo portare. 1, 2, 3, 4, ok? Se qui ne abbiamo scelte troppi, ragazzi, possiamo o cliccare col tasto destro e ci annulla tutto, oppure cliccare qui col tasto destro. Vedete che sinistro per prenderle, destro per toglierle, e posizionarla dove vogliamo. Sempre, ragazzi, sulle strade, così le unità partono subito in strada e non devono muoversi dentro le strade. È un piccolo vantaggio che avete, che spesso può essere fondamentale. Ora selezioniamo, ho inserito un po' di unità e selezionato un'unità. Cosa vediamo? Innanzitutto il nome delle unità, la vita, l'esperienza delle unità, quindi il rango di esperienza, la coesione e quanto carburante gli rimane. Poi abbiamo un breve recap delle regole di ingaggio che vedremo successivamente e un riepilogo di tutte le armi delle unità. Il nome dell'arma, il simbolino, lo stato, quindi se sta sparando, se è pronta a far fuoco, se sta mirando o se sta ricaricando, e quante munizioni rimangono alla singola arma. Ovviamente se portate il cursore qui vi appaiono altre statistiche che affronteremo in un video successivo. Cliccando qui ci compare la scheda dell'unità e ci compare per ogni unità, ok, che selezioniamo finché non riclicchiamo qui. Visto che non è pratico cliccare qua ogni volta, ragazzi, il pulsante di scelta rapida è I. Con I, ragazzi, è come se cliccassimo qui e ci permette di poter rapidamente vedere, portare all'occhio e cercare le statistiche che ci interessano. Per l'unità trasportata abbiamo la carta sia per quello all'interno del trasporto, sia cliccando qui, e qui non c'è un tasto di scelta rapida, sia per il trasporto. Quali sono gli ordini che possiamo impartire alle nostre unità? Di movimento ne abbiamo principalmente 4. Fermarsi, tasto di scelta rapida E. Muoversi, tasto di scelta rapida, normalmente col tasto destro del mouse. Vi dirò tra un attimo come cambiare questa impostazione. Spoiler, fa parte delle regole di ingaggio. Movimento veloce, tasto di scelta rapida F, vuol dire utilizza le strade. Il movimento è un vai lì dritto per dritto, il movimento veloce è un vai lì utilizzando le strade. Le strade, ragazzi, aumentano di molto la velocità di tutte le unità. Se voi guardate, piccolo spoiler del video del Battle Group, ci sono velocità diverse per le strade e, diciamo, fuori strada.
per i carri armati che hanno i cingoli questa differenza è ridotta, per tutte le unità gommate questa differenza è molto più elevata, 108 km orari sulle strade, 72 in campo aperto. E poi infine abbiamo il reverse, ossia la retromarcia. È un move, ragazzi, che in retromarcia, che praticamente si utilizza per non far esporre i carri armati e tutti quei veicoli che hanno una corazza frontale superiore a quella laterale e posteriore al nemico. Semplicemente noi vogliamo che i nostri carri guardino il nemico e non si girino e mostrino il sederino tenero al nostro nemico. Altrimenti, saponetta, spostati. E chi deve intendere, intenda. Poi abbiamo una serie di ordini di combattimento, posizione di fuoco, utilizzato principalmente dalle artiglierie e dagli aerei. Tasto di scelta rapida T vuol dire spara qui, punto. E continua a sparare qui finché non finisce le munizioni. Caccia è un movimento che si interrompe quando vedo un nemico e gli sparo. Quindi vedo un nemico, mi fermo, gli sparo. Questo perché? Perché alcune unità non hanno la canna stabilizzata e quindi hanno o non possono proprio sparare in movimento e quindi preferite che sparino da fermi. Inoltre è utile, per lo stesso discorso del sederino di prima, per evitare che un carro armato si vada ad infilare in una linea nemica offrendo i lati, offrendo linee di tiro vantaggiose al nemico. Ecco, con Hunt, con caccia, tasto di scelta rapida Q, vedo un nemico, mi fermo e o esplodo io o esplode lui finché non lo perdo di vista. Quick Hunt, ragazzi, N come l'Hunt, ragazzi, vedete che sono paralleli, è un move fast che quando vede il nemico si ferma ed ingaggia, quindi utilizza le strade. Return fire, tasto di scelta rapida Z, vuol dire non sparare se non ti sparano prima a te. Infine, alcune unità sono in grado di lanciare del fumo in quale direzione? Sempre in direzione frontale. Fumo che ci mette un po' a essere lanciato, 2, 3, 4 secondi, e viene utilizzato solitamente o ovviamente per ostruire la vista al nemico, quindi sia in fase offensiva ma soprattutto in fase difensiva. Ogni unità è in grado di lanciare il fumo, perché non tutte le unità possono lanciare il fumo, ha una sola carica di fumo prima di dover essere rifornita. Altre unità invece, tipo i trasporti, hanno ovviamente la possibilità di scaricare le unità al loro interno con tasto di scelta rapida U, oppure hanno direttamente l'ordine scarica a determinata posizione con tasto di scelta rapida Y, che unisce il comando move fast e unload. Infine, gli elicotteri hanno la possibilità di cambiare altitudine, vuol dire passare da un'altitudine bassa a un'altitudine molto bassa. Cosa vuol dire? Vuol dire stare al di sotto della linea degli alberi, al di sopra della linea degli alberi. Utilissimo per rompere la linea visiva con unità nemiche, quindi antiaeree e tutto il resto. Giochini molto interessanti che possono salvare il vostro elicottero. Attualmente non c'è un comando prefissato, quindi bisogna andare nelle impostazioni e inserirlo. Gli ordini intelligenti invece sono una serie di ordini che praticamente delega il comando delle unità all'intelligenza artificiale, al computer, e sostanzialmente si compongono in conquistami questa posizione, e vedete che l'unità ha assunto questo simbolino con la S,
che vuol dire l'unità avanzerà fino a quell'area, ingaggerà qualsiasi unità all'interno dell'area oppure all'interno della sua, del percorso per arrivare dentro l'area, e una volta entrato e pulito l'area passerà a hold position. Hold position cosa vuol dire? Difendi la posizione. Semplice, semplice, semplice. Le unità di artiglieria invece hanno altri tre comandi a disposizione. Il fuoco difensivo, che vuol dire bombarda qualsiasi unità nemica che entra in quest'area. Vedete che è diventato AD, mentre qua invece era H per hold e S per attaccare. Fire at will, che semplicemente vuol dire computer, a me non me ne frega niente dell'artiglieria, non ci riesco a stare dietro, bombardami qualsiasi cosa che vedi che sia nel raggio del mio mortaio, della mia artiglieria. E infine, controbatteria, AC, che delega l'artiglieria all'intelligenza artificiale e gli dice spara a qualsiasi posizione di artiglieria individuata. Quindi ragazzi, teoricamente il computer dovrebbe fare fuoco di controbatteria. Teoricamente dico, perché ci sono condizioni un po' particolari. Per uscire dagli ordini intelligenti, come la chiamano i nostri francesi, basta dare un altro ordine all'unità. Tutto qua. Prima di dare gli ordini a tutte le nostre unità e tutto il resto, c'è un altro tool molto importante che dovete per forza conoscere, che è il tool della linea visiva, che si attiva tenendo premuto il tasto C. In questo modo siete in grado di capire quali siano le linee visive, quindi cosa vede un'unità nel punto in cui avete il cursore. Ok, funziona con le case, funziona con le singole unità, e a tal proposito, se volete averlo sempre attivo, cliccate questo pulsante e ogni volta che selezionate un'unità avrete questo tool. Io onestamente preferisco tenerlo disattivato e utilizzarlo col tasto C. Vedete che case e foreste ostruiscono la linea visiva. Non tutto però ostruisce la linea visiva, per esempio questi alberetti qui sono puramente decorativi. Vedete? Mentre qui questa foresta è molto più spessa. Quindi fate attenzione, che non tutto ostruisce la linea visiva. Ora io do qualche ordine, per esempio questa unità di Mampad la voglio trasportare lì, utilizzo il tasto di scelta rapida Y, che vuol dire portameli qua e scaricameli utilizzando le strade. Vedrete che utilizzerà questa strada e poi andrà qui. Poi unità di comando F, movimento rapido, la voglio qua dentro, quindi utilizzerà questa strada ed entrerà qua dentro. Questa unità di Avenger Para, sia Mampad con le ruote, la voglio che si muova qua e attacchi, quindi quick hunt N, perché voglio che colpisca. Questo Kiowa invece voglio che arrivi qua attaccando, quindi hunt, e poi voglio che si sposti da un'altra parte. Come faccio? Tengo premuto il tasto shift e impartisco un altro ordine. In questo modo posso incodare vari ordini diversi. Questo Abrams, anche lui N, lo voglio qui. Il mortaio F, vienimi qui, e poi partiamo. Attenzione ragazzi, nelle partite multiplayer, quando si clicca Launch Battle, parte un timer. La partita parte quando tutti i giocatori hanno cliccato Launch Battle, oppure quando il timer scade, passa. Quindi ragazzi, bisogna essere anche abbastanza veloci. Ora, vedete che la mia unità di comando sta influenzando, sta cappando, conquistando questo settore. Quando questo settore verrà completamente inondato di blu, conquisteremo il settore e inizieremo
ad avere questi due punti. Perfetto, vedete? Zona di comando conquistata. Abbiamo conquistato, abbiamo due punti di comando. L'intelligenza artificiale, i nemici non ha ancora conquistato. Quindi questi due punti, 3 più 2, 5, sono neutrali. Quindi noi stiamo adesso cappando, stiamo ticcando due punti comando ogni 1,5 secondi. I tick avvengono sempre ogni 1,5 secondi. Cos'è il tick? Il tick è sostanzialmente il gioco, la partita, che controlla qual è la differenza di punti comando conquistati e la aggiunge alla squadra. Quindi noi siamo sopra di più 2, ci aggiunge due punti ogni 1,5 secondi, quindi 40 tick al minuto. Ticchiamo 40 volte al minuto, quindi 40 per 2, quindi in un minuto facciamo 80 punti. Quando un'unità di comando esce da una zona di comando catturata, la zona di comando rimane sotto il vostro controllo, fino a che un'unità di comando nemica non vi entra. Quando vi sono due unità di comando diverse nello stesso settore, il settore è contestato e nessuno delle due, unità di comando, che dei due schieramenti, lo aggiunge al proprio pool. Adesso abbiamo conquistato la bravo, quindi abbiamo aggiunto altri tre punti. Aspetta, te non voglio che spari. Ok. Per disattivare le armi, ragazzi, potete cliccare direttamente oppure utilizzare il comando H. Utilissimo per le antiaeree radar, ragazzi, altrimenti non ci state dietro a doverle cliccare manualmente ogni volta. Vi dicevo, quando un settore... Allora, intanto, prima osservazione. Vedete che ha conquistato Charlie? 5, meno 2, 3, quindi stiamo ticcando più 3. Ogni 1,5 secondi, quindi visto che si ticca 1,5 secondi, quindi 40 tick al minuto, facciamo 120 punti al minuto. Infatti, entro 7 minuti raggiungiamo il punteggio di 1000 punti, il punteggio obiettivo, e quindi vinciamo la partita se questo numerino non cambia. Ora vedrete che quando questo elicottero atterrerà, anche te, cancellati, questo settore verrà subito decappato e partirà un vedrete che da qua partirà la sua area. Se però vuole atterrare, non vuole atterrare, quindi esplodi male. Sostanzialmente, se quell'unità di comando fosse atterrata, avremmo visto dal punto in cui atterrava la sua zona di comando espandersi. Avrebbe istantaneamente neutralizzato il settore e sostanzialmente nessuno dei due avrebbe ticcato, perché questo più 3 sarebbe diventato un più 0, perché avremmo avuto entrambi il controllo di una singola zona di comando. Più 2 fa 0, perché questa qua, questi più 3, è come se li avessimo entrambi, un più 3 e un più 3, quindi 5 meno 5 fa 0. Spero di essere stato abbastanza chiaro. È importante, ragazzi, fare attenzione quando un'unità di comando entra in un settore, perché, come avete visto, la front line, oppure la zona di influenza, se la vogliamo chiamare così, dentro il settore dell'unità di comando, è indicazione di dove l'unità di comando è. Quindi, comandanti un po' più esperti, più avvezzi, che conoscono anche i posti dei settori dove possono essere nascosti le unità di comando, possono utilizzare questa informazione a loro vantaggio. Quindi attenzione, utilizzatela anche voi a vostro vantaggio. Ora, finora non vi ho parlato delle regole di ingaggio, ve ne parlo immediatamente adesso. Potete direttamente cambiarle da questo menu qui, oppure andare aprire direttamente il menu qui dietro, forse voi non lo vedete perché è coperto dal logo del nostro sponsor Eneba,
Ti vogliamo bene, Neba. A proposito, se volete comprare Buono, probabilmente vi conviene comprarlo da Neba. E ci apre questo menu qui, pieno di selettori, che adesso vi spiego. La prima opzione, ragazzi, è semplicemente il comando prestabilito quando muoviamo un'unità col clic destro. Se avanza con l'opzione di movimento, oppure se avanza con l'opzione di caccia. Quindi avanzo e vado in un punto sparando in movimento se posso nel frattempo, oppure avanzo, se vedo un nemico mi fermo come un cervo, come un cerbiatto in strada illuminato dai fari della macchina, e gli sparo contro, oppure vengo investito dalla macchina. Per quanto riguarda la fanteria, on foot pathfind vuol dire che tipo di movimento fare se imposto un movimento. Quindi se io dico a quest'unità di muoversi da un punto A a un punto B con short, vado da A a B. Con cover vado da A a B sfruttando tutta la copertura possibile. Quindi probabilmente allungo un po' il percorso, però rimango più protetto e forse nascosto. Questa opzione io la utilizzo per esempio per tutta l'unità di fanteria recon, tutta l'unità di ricognizione. Idle indica il comportamento dell'unità quando non ha ordine in corso. Cover vuol dire entra nella copertura più vicina. Nulla vuol dire sta lì a grattarti l'ombelico, per non dire altro, i meloni. Hold position vuol dire delega l'unità al computer e ci pensa al computer, il computer a decidere se farla entrare in un edificio, se stare lì fermo, infilarla in un bosco. Boh, io fossi in voi metterei cover e non ci pensate più. Unarmored vehicle indica il comportamento dell'unità, ok, contro i veicoli disarmati, se sparare oppure no. È un comportamento fatto per conservare munizioni. Solitamente io consiglio di fire at will, ragazzi. Però dipende molto dall'unità, perché per esempio questi Stinger io non voglio che mi sparino a, per esempio, i trasportini nemici che passano qua col fucile d'assalto. Quindi da considerare caso per caso. Comunque, in generale, se lasciate in hold fire, non sbagliate. Missile restrictions, molto simile, ma la differenza è che è il comportamento dei missili di questa unità contro trasporti aerei o terrestri. Hold fire vuol dire non gli sparo mai. Li vedo passare, li saluto e aspetto che scarichino la loro fanteria sopra di me, così mi ammazzino. Mai tenere in hold fire, mai. Passengers vuol dire sparo a tutti i trasporti non vuoti. Fire at will vuol dire sparo a tutti i trasporti, devono morire questi stronzi. Io consiglio di tenerlo su passengers, anche se le unità di antiaerea potreste anche tenerle in fire at will, altrimenti alcune unità potrebbero non... ci sono alcuni bug, o meglio, non è un bug perché è un'impostazione che mettete voi, ci sono alcuni exploit attorno a questa impostazione che chi ha visto i nostri gameplay di Warno conosce. Infine, out of range reaction indica il comportamento della nostra unità quando è sotto il fuoco nemico e non può rispondere perché l'unità nemica è fuori dal raggio della sua arma. Passiva vuol dire che sta lì e viene maciullata. Tipo Tafazzi, ragazzi. Avete presente Tafazzi? Cercatelo su Google. Difensiva vuol dire che l'unità cercherà di entrare in copertura o allontanarsi. Aggressiva vuol dire che l'unità, se reputa l'ingaggio worth, quindi vantaggioso, cercherà di accorciare verso l'unità nemica che la sta ingaggiando per distruggerla,
oppure se reputa che l'ingaggio non è vantaggioso, arretrerà come se fosse in difensiva. Use smoke vuol dire che l'unità, se ha il fumo a disposizione, lo userà se questo selettore è impostato in out of range e in defensive. Motorized Pathfinder, ragazzi, è semplicemente un in che modo il l'unità va da punto A a punto B, con short dritto per dritto, con fast utilizza le strade. Infine abbiamo l'opzione dell'auto resale per i trasportini. Cos'è l'auto resale? Allora, tutti i trasportini e tutte le unità non armate possono essere vendute una volta in campo, che vuol dire il che possiamo mandarle fuori mappa, quindi farle uscire da qui, e una volta che escono dalla mappa il loro costo, in questo caso 20 punti, ci verrà riaggiunto al nostro punto, al nostro pool di punti comando per acquistare nuove unità. Auto resale vuol dire che il trasporto, una volta che scarica l'unità, automaticamente cerca di uscire dalla mappa più velocemente possibile per non esplodere. Io personalmente lo tengo su on, ci sono giocatori che preferiscono tenerlo su off e micrare tutto, io assolutamente sono per averlo in on. Queste impostazioni che abbiamo appena visto possono essere modificate per tutte le unità dal menu delle impostazioni che abbiamo visto nello scorso video in gameplay. Se vedete, qui abbiamo tutte le impostazioni che abbiamo visto prima, più delle altre che adesso vi spiego. Io vi consiglio comunque di impostarle in questo modo per iniziare e poi magari fare qualche prova e vedere voi come vi trovate meglio. Queste impostazioni sono fatte per cercare di alleggerire il livello di micro necessaria e secondo me sono una gran bella aggiunta che contraddistingue Worno rispetto a tutti gli altri giochi Eugen. Ragazzi, ci sono tanti quality of life improvement, quindi tanti miglioramenti per il giocatore. Sticky selection, ragazzi, vuol dire che l'unità selezionata rimane, ragazzi, selezionata. Se io faccio, vedete, se io clicco altre parti, mi rimane selezionata l'unità, ok? Io consiglio di tenerla selezionata. Poi, automatic Winchester evacuation, sempre sì, ragazzi, vuol dire che l'aeroplano, che chiamiamo quando finisce le munizioni dell'arma principale, torna a casa automaticamente senza doverlo farlo evacuare con il tasto V. Tasto V, ragazzi, che è il comando, un comando speciale solo per gli aeroplani, li fa uscire dalla mappa, perché come funzionano gli aeroplani? Funzionano che gli aeroplani stanno nell'aeroporto, fuori mappa, quando li chiamate ci mettono un po' ad arrivare, entrano in mappa da dove abbiamo visto all'inizio del video, dal punto di spawn sostanzialmente degli aerei, e rimangono in mappa finché non finiscono il carburante, non esplodono o non vengono evacuati. Camera type, ragazzi, mouse trap, mouse board scroll, tutte queste cose qui sperimentate voi. Interfaccia, io preferisco le icone RTS perché abitudine e sono più funzionali alle unità, però si possono utilizzare, ragazzi, anche le icone NATO, che sono una gran figata, secondo me. Io, per esempio, su Red Dragon sono partito utilizzando le icone NATO, però diciamo che alcune tendono a non essere molto precise, per esempio c'erano degli errori in Wargame, alcune unità venivano segnate come un tipo di unità che non era proprio corretto, quindi se le conoscete e le volete utilizzare fatelo, perché sono molto carine. Però vedete, qui per esempio mi dice che gli Stinger e l'Avenger Para sono entrambe unità di fanteria, quando l'Avenger Para ha le ruote, non è un'unità di fanteria, quindi attenzione, ragazzi, io suggerisco l'RTS.
Poi Show Armor Valus è un'impostazione che vi aiuta negli ingaggi. Vedete che c'è Enemy Armor, vi dà informazioni in più nell'overlay. Potete anche tenerlo attivo, potete tenerlo disattivato. Una volta che iniziate a conoscere le unità, secondo me non è molto necessario, però può fare comodo. Allora, l'aggregation, ragazzi, vuol dire che quando fate zoom out, tutti i nomi. Questo qua non riesce bene, però si uniscono, non rimangono separate le unità, vedete? Ok? Dipende dalla vostra preferenza e da quanto avete grande lo schermo. HUD size, label size, ragazzi, uguale. Queste sono tutte tipo. Impostazioni per relative alla grandezza dell'interfaccia utente. Poi importante autocreate tactical group quando si comprano unità identiche. Io preferisco tenerla su no, ragazzi, altrimenti quando comprate 2, 3, 4 unità dello stesso tipo contemporaneamente vengono create come gruppo unico e dà problemi. Questo qua tenetelo su no, ragazzi. Close Requisition Menu, io lo preferisco tenerlo aperto durante il deployment. Display Frontline Opponent, Unit Name. Queste sono tutte, ragazzi, impostazioni che dovete un attimino vedere voi e valutare voi. L'unica cosa che vi posso dire, sempre mostrare le unità, togliere la violenza bassa e sempre mostrare tutte le armi nel tool della vista. Poi in controlli possiamo modificare tutti i tasti di scelta rapida, ragazzi. Ce ne sono alcuni che non vi ho detto perché sono abbastanza minori. Tipo la virgola, o meglio, tipo tutti i tasti di scelta rapida per gli smart order. Guardate voi e sceglietevi le impostazioni migliori. Importante, tutti i flare, non ve l'ho detto, ma si controllano con i tasti F1, F2, F3, F4, eccetera, 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 eccetera. Spread out, ragazzi, è un comando molto utile quando, come vi dicevo prima, avete selezionato più unità e volete separarle perché tipo ve le stanno bombardando. Potrebbe essere utile mapparlo. Come potrebbe essere utile mappare anche il cambiamento d'altitudine dell'elicottero. È inoltre possibile attivare una modalità autosupply, che praticamente fa rifornire, gestire dal computer il rifornimento delle vostre unità, se lo selezionate ovviamente alle vostre unità di rifornimento. Quindi avete un camion di rifornimento, gli dite gestisci te il rifornimento e siete a posto. Importante, potete selezionare vari gruppi di unità e creare vari gruppi di unità premendo CTRL, ragazzi, e i numeri. Quindi, per esempio, io voglio controllare questo gruppo di unità, CTRL 1, ragazzi, e ogni volta che premo 1, controllo tutte queste unità 3, tutte queste unità contemporaneamente. Se io invece ho selezionato più unità, posso scorrere tra queste utilizzando Tab, ragazzi. Ok? E se per esempio voglio selezionare questo, clicco col sinistro e via. Infine, come promesso, vi spiego qual è la differenza tra la conquista e la distruzione. Nella conquista i giocatori devono sfidarsi, come vi ho spiegato prima, per il controllo dei settori e raggiungere un determinato punteggio obiettivo di cattura dei settori. In modalità distruzione, invece, non vi è l'obiettivo di catturare delle zone, ma bensì raggiungere un numero di punti di istruzione prestabilito, ossia distruggere unità nemiche.
le zone di conquista fungono a punti income extra. Molto semplice. Quindi chi uccide più unità del nemico allo stesso tempo perdendone il meno delle sue vince la partita in modalità istruzione. Infine, questo pulsante qua vi permette di vedere sempre o nascondere gli ordini impartiti alle vostre unità. Io consiglio di tenerlo sempre attivo perché in questo modo riuscite a avere sempre sott'occhio cosa stanno a fare tutte le vostre unità. Per questo tutorial è tutto. Alla prossima, comandanti da tastiera. Attila!